riforme, lo sapete, tra tutti i cardini nel programma di governo, e dunque con particolare soddisfazione che il Presidente del Consiglio Enrico Letta ha ricevuto poco fa qui a Palazzo Chigi dal Ministro per le riforme costituzionali Gaetano Quagliariello il testo della relazione finale della Commissione per le riforme costituzionali che era stata istituita l'11 giugno scorso dallo stesso Letta e che il Ministro Quagliariello ha presieduto, con il Ministro a consegnare la relazione al Presidente del Consiglio, anche il coordinatore del Comitato di redazione della relazione stessa, Luciano Violante, entrambi in conferenza stampa. Ministro Quagliariello. Grazie. Abbiamo consegnato poco fa, insieme al Presidente Violante, che su mia delega ha coordinato il comitato di redazione del gruppo, il testo della relazione finale. Si tratta di una bozza non corretta, è in corso il coordinamento formale e bisognerà attendere 48 ore per avere la bozza corretta, per dare anche il tempo alle persone che hanno partecipato al lavoro di presentare, nel caso, delle opinioni dissenzienti sui vari punti. Devo dire in premessa, voi sapete, la Commissione è stata istituita l'11 luglio e aveva come termine dei suoi lavori il 15 ottobre. Quindi il testo è stato consegnato con un mese di anticipo. Nei due mesi di lavoro che in realtà hanno caratterizzato questa esperienza, la Commissione ha lavorato per oltre 100 ore, esattamente per 110 ore. I lavori si sono svolti prima in una serie di riunioni tematiche e infine, a partire dalla giornata di domenica, in una lunga plenaria che è andata avanti fino a questa mattina all'1:30, quando il testo è stato concluso. Io devo prima di tutto un ringraziamento alle persone che hanno prestato, insomma, la loro opera, il loro servizio per raggiungere questo risultato. Un ringraziamento particolare al Presidente Violante, e lo hanno prestato gratuitamente. Vorrei dire anche una cosa in premessa sul clima, perché queste persone appartenevano non soltanto a scuole costituzionali differenti, a differenti, diciamo, scuole della dottrina costituzionale, ma avevano anche degli orientamenti politici molto diversi e che a lungo si sono osteggiati. Metterli intorno a un tavolo è stata una scommessa, e una scommessa che loro hanno accettato, e devo dire che è stata una scommessa vinta, perché il clima di oggi è stato un clima con cui sono conclusi i lavori molto positivo, di reciproca comprensione, di soddisfazione per aver portato questo lavoro in porto, e questo nasce da una considerazione di fondo che voi troverete nella premessa, e cioè la considerazione è che in un momento come questo, per salvaguardare quei risultati che la Carta del 1947 è riuscito a raggiungere, le riforme sono assolutamente necessarie. Questo porta evidentemente anche a dover operare per forza di cose dei compromessi rispetto alle proprie visioni. Il lavoro riguarda sei aspetti che sono stati trasferiti in altrettanti capitoli: bicameralismo, procedimento legislativo, forma di Stato, e quindi titolo quinto in particolare, forma di governo, legge elettorale, nuovi strumenti di partecipazione e di democrazia diretta.
Questi sono i sei capitoli. Non su tutti gli aspetti c'è stata ovviamente una condivisione. E lo scopo della Commissione non è stato quello di trovare una condivisione su ogni punto, piuttosto illustrare le varie soluzioni, la loro organicità, le loro inevitabili connessioni. Questo nella consapevolezza che la scelta politica dovrà essere fatta poi e infine dal Parlamento nel momento nel quale si riunirà il Comitato dei 40 e che il Parlamento dovrà agire in piena sovranità. Questo è quindi un lavoro che cerca di dare degli strumenti conoscitivi al Parlamento. In sintesi estrema, lo spirito, diciamo, lo troverete nella premessa che apre il lavoro. In sintesi estrema posso dire questo. Per quel che riguarda il bicameralismo, c'è una consapevolezza quasi unanime della necessità di uscire dal bicameralismo paritario e di differenziare il ruolo di Camera e Senato. Dico quasi unanime perché c'è stata anche una corrente minoritaria che ha proposto il passaggio al monocameralismo e quindi una unificazione di Camera e Senato in una sola Camera. Ovviamente i compiti di Camera e Senato in questo caso sarebbero differenziati. La Camera sarebbe la Camera politica, quella legata da rapporto di fiducia con il Governo, il Senato sarebbe il Senato delle Regioni e delle autonomie locali. Ci sono idee differenti su come votare per i senatori. C'è una tesi che sostiene che i senatori debbano essere votati all'interno dei consigli regionali e nel caso in parte nel Consiglio delle autonomie per quel che riguarda i sindaci, in particolare scegliendo personale esterno in modo da non andare a sommare incarichi, anche perché il Senato sarebbe appunto un Senato che lavora tutti i giorni. C'è invece un'altra corrente che ritiene che i senatori possano essere eletti direttamente, ma in contemporanea con l'elezione direttamente dal popolo, ma in contemporanea con l'elezione dei consigli regionali. Per quel che riguarda il procedimento legislativo, devo dire, pur conoscendo bene le altre ipotesi di riforma, ecco, devo dire che su questo aspetto si è arrivati ai risultati migliori, perché il procedimento legislativo in questo caso, che è stato spesso il punto debole delle precedenti ipotesi di riforma, verrebbe effettivamente snellito e reso più semplice e più chiaro, anche attraverso una rivisitazione della gerarchia delle fonti. Per quel che riguarda il titolo quinto, è stata la materia, diciamo, più complessa, sulla quale si sono trovati i maggiori problemi tecnici, ma le due correnti, quella che ritiene che, diciamo, dal fallimento, comunque dai limiti del titolo quinto, deve derivare una ricentralizzazione verso lo Stato, e quella che ritiene invece bisogna andare avanti sul versante del federalismo o della regionalizzazione, non hanno nascosto, come voi vedrete, le loro differenze, ma hanno anche evidenziato alcuni aspetti comuni, in particolare la necessità di ridurre al minimo la materia concorrente, in modo da chiarire le competenze dello Stato e le competenze della Regione, e anche quello di flessibilizzare, tra virgolette, il rapporto
tra il legislatore regionale e il legislatore nazionale, che finalmente nel Senato avrebbero una camera di compensazione e un luogo di incontro. In che modo flessibilizzare questo rapporto? Attraverso una clausola di supremazia che dà la possibilità allo Stato di richiamare a sé alcune materie, ma anche attraverso una clausola di devoluzione che consente allo Stato di devolvere sue materie a una regione, a più regioni o a tutte le regioni secondo le contingenze. Ecco, per quel che riguarda il capitolo della forma di governo, si sono concentrate due tesi, si sono confrontate due tesi, che partono entrambe da un presupposto, e cioè noi viviamo un momento nel quale abbiamo contemporaneamente la crisi delle istituzioni e la crisi del sistema dei partiti. Questo non è un fenomeno solo italiano, è un fenomeno occidentale, europeo, lo si può constatare ovunque. Di fronte a questa tendenza, che è stata riconosciuta da entrambi, coloro i quali sono per un mantenimento del parlamentarismo, ma appunto con forte razionalizzazione, con un certo grado di razionalizzazione, ritengono che comunque tocca ai partiti in Parlamento svolgere, a partiti rinnovati, svolgere un rinnovato ruolo all'interno di istituzioni che mettano loro a disposizione nuovi e più efficaci strumenti. I sostenitori del semipresidenzialismo invece hanno ritenuto e ritengono che senza, diciamo, partire dalle istituzioni è molto difficile che partiti liquidi si possano riprendere e che quindi l'elezione diretta di fatto del Presidente, che poi sarebbe di fatto, come accade in Francia, il vertice dell'esecutivo, è anche lo strumento attraverso il quale si possono rigenerare i partiti e si può rigenerare il sistema dei partiti. Ecco, queste due tesi si sono confrontate. Da queste due tesi è nata una terza, e infatti le troverete tutte e tre nel rapporto, sulla quale hanno trovato una confluenza molti dei sostenitori del parlamentarismo razionalizzato e molti dei presidenzialisti, non tutti. Quindi non è la tesi della Commissione, è una tesi che la Commissione aggiunge alle altre due. Infatti le troverete tutte e tre esposte, perché, ripeto, la sintesi politica dovrà poi essere svolta dal Parlamento e la Commissione non si è voluta assolutamente arrogare questa competenza che non aveva. Questo terzo modello si può chiamare il modello del governo parlamentare del primo ministro. Cosa prevede? Prevede di fatto che ci sia e rimanga un Presidente della Repubblica come potere neutro e di garanzia, eletto da un collegio più ampio di quello attuale, ma che il vertice dell'esecutivo, che in qualche modo viene eletto, viene prescelto direttamente dalla sovranità popolare, il vertice dell'esecutivo sia, come accade in Gran Bretagna, come accade nel modello Westminster, il Premier, cioè il Presidente del Consiglio. Oltre a dare nuovi poteri al Presidente del Consiglio, revoca e nomina dei ministri ed altri ancora, il punto concedergli di fatto il potere di scioglimento. Questo la Commissione ha evidenziato due ipotesi e le ha portate ovviamente all'attenzione del Parlamento. O l'ipotesi tedesca, nella quale lo scioglimento può essere sempre bloccato da un'iniziativa parlamentare di sfiducia costruttiva, o l'ipotesi spagnola, dove invece lo scioglimento non può essere più bloccato nel momento nel quale viene richiesto dal primo ministro, ma la sfiducia costruttiva può eventualmente anticipare la richiesta di scioglimento. Ma una volta che la richiesta di scioglimento viene, evidentemente questa non può essere più sciolta.
Ultimi due punti. Il primo è quello che riguarda la legge elettorale. Tutti hanno evidenziato il necessario collegamento tra la forma di governo e la legge elettorale. Questo significa che la Commissione si è occupata della legge elettorale a regime, non della safety net che il Parlamento dovrebbe mettere in campo prima della sentenza della Corte Costituzionale, comunque al più presto. Per quel che riguarda questa ipotesi, sono state ovviamente evidenziate ipotesi diverse. Il sistema semipresidenziale sul modello francese è stato presentato assieme al sistema elettorale doppio turno di collegio, perché è quel sistema che di fatto dà la possibilità al presidente, magari al primo turno come nel caso di Hollande, attestato a una percentuale vicina a quella che hanno avuto le due principali coalizioni in Italia, di arrivare dopo poco più di un mese a poter godere di una maggioranza stabile in Parlamento che assicuri la stabilità della legislatura e quindi anche della continuità di governo. Per quel che riguarda il sistema parlamentare, il ventaglio di ipotesi è più vasto e comprende evidentemente il sistema spagnolo, una revisione del Mattarellum, una rivisitazione dell'attuale sistema, ma comunque sempre tenendo conto della necessità che l'elettore possa individuare i candidati e quindi fondamentalmente li possa scegliere. Per quel che riguarda infine il terzo sistema, quello che abbiamo detto, la forma di governo parlamentare del primo ministro, questo sistema ovviamente funziona solo se c'è un sistema elettorale che dà al primo ministro una maggioranza. Questo porta a ritenere che questo sistema possa essere quello che si potrebbe definire di doppio turno di coalizione eventuale. Su questo poi sarà più preciso il Presidente Violante, ma in sintesi, se nessuna coalizione al primo turno supera una certa soglia che consente un premio di maggioranza, si passa a un ballottaggio tra le due coalizioni più votate e quindi tra i due candidati premier arrivati primo e secondo. Ultima considerazione, strumenti di partecipazione e democrazia diretta, quel che la proposta più importante e più forte è quella della cosiddetta legge di iniziativa popolare che con un numero di firme molto alto, che nel caso non venga discussa dal Parlamento entro termini precisi o venga rimandata, si trasformi di fatto in un referendum propositivo. Ovviamente questo esclude una serie di materie, tutte le materie che sono escluse per il referendum abrogativo, e in più esclude le leggi di spesa, per evitare che la cosa possa agire sul bilancio dello Stato. Un elemento su cui veramente non c'è stata nemmeno una sfumatura, ma c'è una consapevolezza comune, lo ricordo infine, ma solo per questo, per dirvi che proprio su questo non c'è stata nessuna incertezza, è la riduzione del numero dei parlamentari, la riduzione considerevole del numero dei parlamentari. Ecco, questi sono i contenuti nelle linee generali. Io do la parola al Presidente Violante, che ha seguito molto più nel dettaglio la redazione, che quindi potrà essere più preciso di me e magari anche correggermi se ho commesso qualche imprecisione. Buonasera, ringrazio voi per essere qui e ringrazio, permettetemi, anche i componenti del comitato di redazione che hanno lavorato a volte sino a tarda notte per poter arrivare in tempo a chiudere un mese prima. In genere le commissioni si prorogano, no? Come voi sapete, questo invece chiuso prima. Allora, lo richiamo la vostra attenzione su sette punti di interesse. Il primo punto è che il governo nasce dalle urne ed ha una maggioranza stabile e il giorno dopo il voto si sa chi è il Presidente del Consiglio e qual è la maggioranza. Secondo, il Presidente del Consiglio dei Ministri è forte in un Parlamento forte,
cioè ha i poteri per governare e il Parlamento i poteri di indirizzo e di controllo pieni. I deputati sono 450, passano da 630 a 450, i senatori passano da 315 in un dato variabile tra 150 e 200 perché dipende dall'estensione della popolazione delle regioni. Il procedimento legislativo è semplificato perché per la gran parte delle leggi la Camera vota, il Senato se vuole richiama entro un termine molto breve, se non richiama o se corregge il testo entro questo termine, poi la Camera decide definitivamente. Quindi il procedimento è molto più semplice. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha uno strumento molto importante che non esisteva sinora, che è il voto a data fissa dei provvedimenti del Governo, a cui il Governo connette una particolare importanza. È ridotto il ricorso ai decreti legge, sia perché c'è il voto a data fissa, quindi non c'è bisogno del decreto legge, sia perché stabilisce che i provvedimenti devono essere omogenei, tanto gli articoli quanto gli emendamenti. Voi sapete bene, quando vi trovate davanti un testo di legge non si capisce dove comincia e dove finisce, insomma, tanto che ormai la lunghezza dei testi di legge non si misura in articoli ma in commi, perché non, un articolo a volte contiene 400, 500, 600 commi, eccetera, e tutto questo non ci sarà più. Più potere ai cittadini, settimo e ultimo punto, perché lo strumento che illustrava da ultimo il Ministro è molto chiaro, in sostanza un certo numero di cittadini, circa 200.000, può presentare una proposta di legge. Se la Camera non l'approva entro un certo periodo di tempo, accade che questi cittadini possono chiedere il referendum propositivo su quel testo, oppure se lo modifica, se lo stravolge. La Corte Costituzionale dichiara l'ammissibilità, perché non, come è stato detto, non su tutto si può fare, non sulle materie per le quali non è possibile il referendum abrogativo e non sulle materie che comportano riduzione o aumento di spesa, questo è il dato. Dopodiché poi ci vogliono complessivamente 750.000 firme per andare al referendum finale propositivo. È un dato di partecipazione che in qualche modo rende più forte il sistema attuale di proposta di iniziativa popolare. Come sapete, poi la Camera può benissimo mettere nel cassetto la proposta che gli arriva. Adesso non sarà più così e questo credo che sia un fatto positivo. Questi sono i 7 punti più significativi. Quanto al sistema elettorale, richiamo l'attenzione su un punto chiarito dal Ministro, e cioè che questo sistema noi l'abbiamo costruito sulla base della riforma, non serve per ora, serve per la riforma, e questa riforma è un dato abbastanza significativo perché tanto esponenti del semipresidenzialismo quanto esponenti del parlamentarismo convergono su sostenere la positività di questo sistema del governo parlamentare del primo ministro. Questo è il quadro che abbiamo davanti. Ora speriamo naturalmente che il Parlamento approvi quanto prima la legge costituzionale che gli dà poteri di esaminare in 40 questo testo e si possa procedere con una certa rapidità. Nel frattempo credo che sarà utile, già ci sono dei dati di questo genere, aprire con la cultura politica e giuridica italiana una riflessione su questo testo. Nessuno pensa di aver scritto, come dire, una Bibbia, però discutendo magari si possono migliorare le cose che vanno migliorate. Già alcune università hanno avviato discussioni di questo genere nelle prossime settimane, quindi questo è molto importante, aprire, poi avere il tempo di aprire una discussione che potrà servire al Parlamento. Un'ultima cosa, perché si è costituita questa commissione? Che senso aveva? Si è costituita per questo motivo, perché il Parlamento o le commissioni, per poter avere un parere approfondito di 35-37 persone, che queste cose le conoscono a una certa profondità, e discute tutto questo, avrei dovuto impiegare dei mesi. Così non è stato, perché intanto che il Parlamento approvava la legge costituzionale si è fatto questo lavoro. E adesso il Parlamento ha davanti l'opinione pubblica, voi stessi giornalisti avete davanti un quadro dove c'è un asse fondamentale, dove ci sono però le variabili tutte quante possibili. E questo credo sia un dato che altrimenti le commissioni parlamentari avrebbero messo molto tempo ad acquisire. Quindi anche questo credo sia un fatto positivo. Ci sono domande? Sì, ho due domande veloci. Andrea Fabozzi del Manifesto. La prima parte dalle ultime considerazioni del Presidente Violante.
Il ministro Quagliariello diceva non c'è un modello predefinito, una serie di presentiamo invece un ventaglio di proposte, di ragionamenti, c'è anche nel testo c'è anche il racconto come si è arrivati attraverso nel confronto a diverse posizioni. Dunque si tratta di una rassegna, qualcuno, io non l'ho detto. Si tratta quindi di una rassegna al massimo livello di quello che però è un dibattito pubblico sulle ipotesi di riforma che va avanti da tanto tempo, che non nasce adesso, e lo stesso ipotesi, la stessa asse centrale di cui parlava adesso il Presidente Violante, che qui viene definito il modello Westminster, è con un altro nome quel premierato forte di cui si parlava già nella bicamerale. E se è così, se dunque il risultato di questi lavori è sostanzialmente una rassegna, c'è forse invece una novità che io non vedo, che non vediamo, per un mio limite forse, che una novità, una proposta originale che può far valutare l'utilità di questi lavori rispetto a quello che invece è una rassegna del dibattito pubblico sulle riforme che poteva essere fatta in forme più snelle, immagino. La seconda domanda invece, sia nel passaggio al Senato che nel passaggio alla Camera, nelle prime letture il disegno di legge governativo di deroga al 138 è rimasto sotto la soglia dei 2/3, che è la soglia, visto che qui applichiamo forse per l'ultima volta il 138, che è la soglia che lo mette a sicurezza dall'eventuale referendum. Adesso è probabile che siccome si trattava di un passaggio appunto intermedio, sono potute venire fuori quei dubbi, quelle riserve che esistono sia nel centrodestra che nel centrosinistra all'interno della coalizione di governo, che sono venuti fuori anche nelle interviste, nel dibattito pubblico, che dunque è verosimile e ragionevole pensare che in vista del secondo passaggio, dei secondi passaggi, scatti una disciplina di governo. Il governo ha legato molto all'esito di queste riforme. Le chiedo, non sarebbe invece più giusto dal punto di vista di chi propone come una novità sostanziale quella di introdurre il referendum sempre e comunque per le riforme costituzionali, quello di fare una richiesta opposta, che vengano fuori tranquillamente queste differenze, questi dubbi se ci sono all'interno della maggioranza, che il quorum resti anche sotto in maniera tale che i cittadini, che in fondo in campagna elettorale non hanno mai sentito parlare di queste ipotesi di riforme, perché le ipotesi sono totalmente diverse e le larghe intese nascono dopo, possono esprimersi da subito, dall'inizio di questo percorso. Rispondo subito, ma guardi, velocemente. Io credo che a questa materia si può... Ci possono essere due approcci. Uno è l'approccio ingegneristico, di ingegneria costituzionale. Se si ha questo approccio, in realtà le proposte possibili sono quelle, soprattutto in materia di forma di governo. Sarebbe auspicabile che non si inventi nulla di nuovo, perché ci sono dei modelli, uno deve scegliere all'interno di quei modelli. Quando hanno cercato di inventare qualcosa di nuovo, la democrazia ha passato qualche giorno di preoccupazione. Oppure c'è un altro approccio, che è quello di considerare le istituzioni nella loro interazione con il momento storico. E oggettivamente il momento storico attuale rassomiglia molto poco a quello dei 30 anni trascorsi. Noi stiamo vivendo ormai una crisi economica che ha una durata maggiore di quella di una guerra novecentesca. Dopo questa crisi i compiti dello Stato non saranno più quelli di prima. Io credo che questa consapevolezza non solo è stata presente nella Commissione, ma la si può leggere nelle righe di questo lavoro e anche nella organicità dei 6 capitoli, così come sono stati mostrati. È cambiato un po' tutto, sono cambiati
è cambiata la cultura politica, è cambiata le necessità che uno Stato ha di rappresentazione sul mercato globale attraverso le proprie istituzioni, è cambiata la partecipazione, stravolta dalle nuove tecnologie. Ecco, io soltanto per dare alcuni elementi, credo che tutto questo, se lei avrà pazienza, lo troverà tra le righe di questo lavoro e speriamo ancor più di renderlo chiaro nei mesi successivi, perché una riforma che è, ripeto, una manutenzione per quanto importante della Costituzione del 1947, secondo lo stesso spirito, la Costituzione del 1947 fu un grande e nobile compromesso fatto nel momento nel quale le conflittualità interne erano ben maggiori di quelle odierne e soprattutto ben più profonde, perché il mondo si divideva in due attraverso una guerra fredda che rischiava di diventare una guerra calda. Oggi abbiamo conflittualità molto più isteriche, ma nella sostanza più superficiali. Bene, se in questo contesto nasce una proposta di questo tipo, questa è una proposta che deve parlare non solo agli addetti ai lavori, ma deve sapersi coniugare con i problemi che ogni giorno vivono i cittadini. Ora non mi dilungo sul punto, ma le potrei fare una serie di esempi pratici per dimostrare come una materia fredda in realtà interagisce profondamente con la quotidianità dei cittadini. La seconda domanda che mi ha fatto, vede, io su questa cosa della polemica del 138 le devo dire sinceramente che questo è un aspetto, per quanto ho letto ovviamente le tesi di quanti ritengono che sia stato grave e hanno reagito anche con forza, però non riesco a comprenderlo, perché commissioni per fare le riforme sono state immaginate da sempre. Le immaginò nel suo discorso di investitura il presidente Oscar Luigi Scalfaro, non credo che possa essere sospettato di non essere un custode della Costituzione. I due aspetti principali di questo utilizzo della 138 a me paiono: uno, la riproporzionalizzazione nel comitato dei 40 della presenza dei vari partiti. Questo perché? E noi abbiamo avuto una legge elettorale che era stata pensata per un sistema bipolare e per due poli che erano intorno al 45% ed è stata applicata per un sistema tripolare con la coalizione che ha vinto per 90.000 voti alla Camera che è andata sotto il 30. Quindi questa cosa ha provocato, diciamo, una manomissione della rappresentanza che non era mai accaduta nella storia d'Italia, nemmeno con la legge Acerbo. Allora, in presenza di questa cosa, trattandosi di materia costituzionale, si è detto: riproporzionalizziamo la presenza dei vari gruppi. Questo a vantaggio, diciamo così, innanzitutto delle opposizioni, dell'opposizione e anche della forza sottorappresentata all'interno della coalizione di governo. Il secondo aspetto è che questo 138 fa due cose. Da una parte dice referendum distinti, non facciamo un solo referendum, perché il cittadino potrebbe essere favorevole a rivedere il bicameralismo e non favorevole, ad esempio, a cambiare la forma di governo. In secondo luogo dice, poiché la maggioranza che in questo caso ha preso questa iniziativa ha il 2/3 e quindi non si può fare il referendum, diamo invece questa possibilità all'opposizione. Francamente io non comprendo perché l'opposizione, che ha questi due vantaggi, quello di vedersi maggiormente rappresentato nel Comitato dei 40 e avere la possibilità di fare i referendum, protesta contro il 138. Io penso che, se qualcuno me lo riesce a spiegare, veramente sono due mesi che cerco una risposta e non la trovo. No, ma io devo dire che non fai il referendum anche su questo, sul disegno di legge di adesso. Ma che cosa? Un referendum preventivo, lei dice? No, il referendum adesso. Non votare con 2/3 per consentire altri 3 mesi di tempo. Guardi,
questo governo è accusato di utilizzare le riforme per continuare a vivere. E d'altra parte vogliamo cercare di dare una risposta che questa volta si può giungere in porto. La sua proposta ci darebbe un paio di anni di più di vita sicura. Francamente, insomma, io penso... La maggioranza serve alla seconda. Bisogna capire se è stata cercata oppure no. Ah, non avevo capito, mi scusi, perché pensavo che lei si riferisse al referendum finale. Questa è troppa grazia. Prego. Emilia Patta del Sole 24 Ore. Visto che a dicembre, il 3 dicembre, arriva la pronuncia della consulta, la pronuncia della consulta sul Porcellum, ed è prevedibile una bocciatura, la mia domanda è: questa proposta di doppio turno eventuale di coalizione si può far subito, visto che ci siamo, così con i venti di crisi, sia mai succede qualcosa, abbiamo un sistema coerente con cui andare a votare? Guardi, su questo il governo ha preso una divisa e non intendo tradirla. Cioè, questa è materia tutta parlamentare. Il governo può aiutare, può auspicare e auspica. Non perché la decisione sarà probabilmente, ma perché, insomma, c'è un dato di buonsenso. Non si può, con 90.000 voti di differenza, dare a una coalizione tre volte i deputati che prende l'altra. C'è un dato di assoluto buonsenso. E quindi, ovviamente, qualsiasi proposta provvisoria verrà dal Parlamento, il governo la esaminerà, ma insomma la accetterà, perché il suo lavoro è proiettato invece sulla legge elettorale a regime. E devo dire solamente una cosa, che ovviamente poi altri devono valutare. La difficoltà è che la proposta di legge che il Presidente Violante ha esposto più nei particolari in questo momento ha una difficoltà che a regime non avrebbe, perché a regime c'è una sola Camera e quindi il ballottaggio è certamente lo stesso. Oggi le Camere sono due e non con lo stesso elettorato, quindi avresti alcuni cittadini che hanno due. Ecco, appunto, bisognerebbe quantomeno uniformare, però, ripeto, questa è solamente una considerazione tecnica, poi il Parlamento può anche decidere che empiricamente e per approssimazione meglio questo che altro, non voglio entrarci in questa cosa, non dico né sì né no. Buonasera, Andrea Carugatti dell'Unità. Volevo chiedere al Ministro Pedrello un riassunto di una possibile cronoprogramma, cioè entro Natale ci dovrebbe essere il voto del Parlamento per la Commissione. La Commissione avrà, se non ricordo male, alcuni mesi di lavoro e quindi quando è che il Parlamento, le Commissioni Affari Costituzionali potranno mettere le mani, per l'approvazione di questa roba qua? Cioè, quando è che potremo vedere qualche votazione reale parlamentare su questa roba qua? E l'altra domanda e quindi poi ragionevolmente quando si potrebbero ottenere i referendum, naturalmente sempre se tutto andasse nel migliore dei modi, per poter dire ai lettori qualche cronoprogramma. Seconda domanda, il sistema elettorale, scaramanzia di fermarmi un po' prima. Per avere almeno un ordine di idee, visto che il collega faceva riferimento a un referendum che avrebbe allungato di 2 anni, invece per quanto riguarda invece il sistema elettorale, si può dire che è un sistema elettorale che come meccanica ricorderebbe un po' quello dei sindaci, quello su cui avete fatto questa bozza, del doppio turno eventuale di coalizione? Può essere al cittadino normale, interpretato come una forma di sindaco d'Italia, anche se non è un'elezione diretta del Presidente del Consiglio? Allora, su questa seconda domanda, se mi consente, lascio il Presidente Violante la risposta. Sulla prima, mi consenta di inserire un elemento nel cronoprogramma. Noi abbiamo preso due iniziative. Una è stata appunto quella della Commissione degli Esperti. L'altra è stata una consultazione pubblica fatta a regola d'arte, quindi con tutte quante le garanzie, che tra le altre cose è stata segnalata per la sua precisione, che consente ai cittadini di esprimersi pubblicamente su questa materia.
e questa iniziativa termina l'8 ottobre. Tutti i cittadini possono partecipare andando su questo sito www.partecipa.gov.it al momento sono stati chiusi ad oggi circa 90.000 questionari, quindi è presumibile, ora possiamo dirlo, questa sarà la consultazione pubblica non soltanto in Italia ma addirittura in Europa più partecipata, e credo che questo sia un segnale importante. Ecco, al di là di questo poi il Parlamento dovrebbe votare per metà dicembre la costituzione del Comitato dei 40. Io penso che il Comitato dei 40 potrebbe varare il testo in modo che esso arrivi in aula per la prima lettura, per la prima delle quattro, prima dell'estate. Ecco, mi consenta di fermarmi qui, poi dopo il calcolo per lei è facile farlo, però sa, le mie origini napoletane mi impongono un certo grado di scaramanzia. Non sono questione che le ha posto la legge elettorale, effettivamente il sistema assomiglia, ma assomiglia in questo senso, a differenza di quanto accade per il sindaco o per il presidente della regione, dove poi la vittoria del capo dell'esecutivo, sindaco, presidente della regione, porta con sé un pezzo di rappresentanza, no? Di consiglio comunale, qui non accade questo, qui il contrario, essendo un regime parlamentare, accade il contrario, è la maggioranza parlamentare che dentro di sé contiene il Presidente del Consiglio. Per il sindaco e il Presidente della Regione, è il sindaco e il Presidente di Regione per il quale si vota che porta con sé un pezzo, è chiaro, quindi c'è questa differenza non da poco dal punto di vista dei sistemi di governo, delle forme di governo. Se mi permette, siccome le ha posto due questioni, se mi permette, lei giustamente chiede cosa c'è di nuovo, no? Giusta domanda. Io credo che vada, se avrà tempo di sfogliare il testo, c'è una coerenza tra forma di Stato, forma di governo, forma di Parlamento e poteri dei cittadini. Questo meccanismo di coerenze finora non si è potuto avere. Lei citava giustamente la bicamerale, dove però, come le ricorda, passò un altro sistema, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, per quella incursione che fece la Lega allora in quel momento. Quindi ecco, questo è un sistema. Quanto al referendum che lei giustamente ha posto, se ci saranno due terzi lei non potrà votare sulla legge procedurale, però stia attento che la legge procedurale le consente di votare sul merito. E quindi credo che il cittadino mantiene in sé un potere rilevante sul merito, perché la procedura è una cosa, come dire, sono andato un po' astratta, il merito è invece una cosa molto concreta. Angela Bianchi, DG Parlamento. Di commissioni ne abbiamo viste tante, di discussioni in Parlamento tantissimo, sono anni che si discute di riforme, perché questa volta ce la dovreste fare? Ma io devo dire che questa cosa me la chiedo anch'io molto spesso. Non, guarda, ragioni razionali non ce ne sono. Io ritengo che in questo momento il Paese abbia ancor più bisogno di riforme. Su questo posso dirle soltanto una cosa, che è stato molto incoraggiante. Sono state molto incoraggianti queste riunioni finali della Commissione, perché si è potuto comprendere che donne e uomini di provenienze, ripeto, differenti sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista dottrinale avevano una grande volontà di lavorare insieme proprio per la consapevolezza della gravità del momento. Cioè, non dimentichiamoci che insomma, questo sistema poco tempo fa ha rischiato di implodere, almeno in un paio di occasioni. Penso che insomma, per ricordarselo non è sempre necessario arrivare sull'orlo del baratro. Qualche volta si può fare anche tesoro di ricordi, soprattutto quando poi i ricordi sono molto recenti. Questa è già una ragione sufficiente per provare a farcela. Poi, ovviamente, insomma, come posso dire, il destino poi è nelle mani degli uomini, quindi... Posso chiedere? Sì, certo. Questo, voglio solo aggiungere questo. Se avete tempo di guardare la premessa, è una cartella e mezza, è molto semplice. Voi vedete che c'è il dato nuovo di cui parlava il ministro Quagliariello. Cioè qui c'è una cosa nuova che non c'è stata, il rapporto tra la crisi economica
è la necessità di uscirne, è il sistema istituzionale. Cioè questo sistema istituzionale non è funzionale all'uscita dalla crisi economica, quello che abbiamo. Pensi solo alla confusione che c'è tra potere di Stato, regioni e comuni, tanto per non dire altro, o alla instabilità governativa, quella che abbiamo. Allora il problema è che se lei vede proprio il primo periodo della premessa, lì si fa proprio un rapporto tra la consapevolezza del livello della crisi e il tipo di intervento che va fatto per rimettere in carreggiata il paese, e questo era un dato che certamente nel passato non c'era. Forse questa drammaticità che ferma, io non sono napoletano, quindi sono meno scaramantico di lui, ma anche se sono nato più a sud di lui, ma sono nato in Africa, quindi. Ma se questa consapevolezza è presente in tutte o nella maggior parte delle parti politiche, questo, come dire, è un elemento nuovo rispetto al passato, e quindi è sperabile che questa consapevolezza ci sia e faccia in modo, come dire, che si agevoli questo rapporto. Dopodiché poi ciascuno prende la sua strada, naturalmente. Arianna Voto, GR Parlamento. E quindi, Presidente Violante, lei sta dicendo che comunque c'è una supremazia dell'economia oggi anche sulla scelta politica. E la seconda domanda per il Ministro Quagliariello, qual è stato il punto più controverso comunque nel lavoro dei saggi, quello su cui questo lavoro ha rischiato di incagliarsi, se c'è stato? Ma supremazia dell'economia no, è la consapevolezza che c'è una crisi economica grave e tu quindi attrezzi le istituzioni. Il problema di attrezzare le istituzioni della modernità c'è dalla Commissione Bozzi a 30 anni fa, ma adesso questa consapevolezza non è più un fatto, come dire, puramente estetico interno al sistema politico, no? Se lei ha avuto tempo di guardare la relazione della Commissione Bozzi, lei vedrà che c'è un problema di ordine tra i poteri, un miglior punto e basta. Adesso la questione è un'altra, che il nostro Paese deve competere in Europa e nel mondo con paesi che hanno sistemi politici più efficienti, più legittimati del nostro. Allora, si tratta di rendere il nostro paese capace di concorrere e quindi capace di avere competitività nei confronti degli altri. Il sistema costituzionale non è variabile indipendente rispetto a questo problema, in quanto la competitività di un paese dipende dalla velocità dei suoi poteri pubblici, dalla legittimazione dei suoi poteri pubblici e dalla capacità di un giusto equilibrio tra sovranità popolare e decisione politica. Sì, il momento, diciamo, più complesso è stato quello che ha riguardato la forma di governo, anche perché le posizioni erano molto distanti e ovviamente entrambi le posizioni che si sono confrontate non volevano rinunziare alle loro ragioni, tant'è vero che nel documento degli allegati troverete un documento di 13 componenti che hanno spostato il semipresidenzialismo, hanno spiegato perché, e di altri che invece hanno spiegato le ragioni per restare all'interno di un sistema di parlamentarismo razionalizzato. Ecco, da questo confronto è nata anche una terza ipotesi. E ripeto, non è l'ipotesi del Comitato, è una terza ipotesi che viene portata all'attenzione del Parlamento. Il momento invece, diciamo, più complesso dal punto di vista tecnico è stato quello relativo al titolo quinto. E io credo che il prodotto che si è raggiunto su una materia che è difficile tecnicamente ed è anche difficile nella considerazione delle sue conseguenze, credo che quel prodotto che si è raggiunto è innanzitutto un prodotto onesto, che dice le cose come stanno, e poi spiega con molta chiarezza come è possibile uscire da questa sorta di anarchia policentrica che ha caratterizzato il nostro sistema dopo l'approvazione del titolo quinto. E quali sono i punti che possono essere condivisi da chi ha un'idea anche molto diversa? Da una parte appunto l'idea di salvaguardare comunque il percorso federalista che si è fatto e dall'altra parte invece di ricentralizzare.